I metalmeccanici abruzzesi hanno scelto Teramo come piazza simbolica per rivendicare il rinnovo del proprio contratto di lavoro e per gridare quanto questo territorio sia flagellato da vertenze dolorose come la Beta Fence di Tortoreto, chiusure che stanno mettendo in strada centinaia di famiglie. Noi siamo qui per chiedere il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, questa è la nostra prima richiesta. Oggi stiamo scioperando in tutta Italia, Federmeccanica ha bloccato la trattativa dopo che noi abbiamo fatto la richiesta salariale, ovviamente non sta rispettando e non vuole discutere quella che è stata la piattaforma votata dal 97% dei metalmeccanici. Abbiamo scelto la piazza di Teramo perché a Teramo ovviamente ha iniziato una crisi, la più simbolica è quella della Beta Fence, è l'ultima arrivata, ma c'è quella dell'ATR, c'è quella della SES, cioè quella della Veco. Purtroppo pensiamo che queste aziende siano il preludio a un percorso di crisi e di apertura di crisi più vasto, perché sappiamo che ci sono 3.000 lavoratori del settore dell'automotive che ovviamente alla fine del blocco dei licenziamenti potrebbero avere dei problemi. Successivamente sappiamo che ci sono 1.500 lavoratori che oggi sono in cassa Covid delle aziende metalmeccaniche, a cui si aggiungono 2.500 lavoratori degli artigiani. Essendo il settore di artigiani un settore parcellizzato, sarà anche difficile andarlo a controllare, quindi una situazione complicata e complessa che va affrontata dal punto di vista politico immediatamente. Numerosa in Piazza Martiri la delegazione di rappresentanti della Beta Fence. Accendono fuochi, chiedono aiuto alla politica e ora anche alla Chiesa. Il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, a cui i lavoratori hanno scritto una lettera accorata, li accoglie in curia e promette il suo intervento. Abbiamo chiesto aiuto al vescovo nei giorni scorsi per la Beta Fence, ma un po' per tutte le vertenze e per la situazione del territorio, partendo da quelle che sono state le parole insomma, anche del Papa negli ultimi tempi di vicinanza a queste tematiche, a chi è più in difficoltà. Abbiamo ritenuto di investire anche il vescovo insomma, di questi problemi, chiedendo insomma, un aiuto concreto, anche perché sappiamo dell'impegno che il vescovo ha avuto negli anni insomma qui a Teramo, anche di vicinanza con la politica nazionale, e crediamo che in qualche modo possa arrivare un sostegno concreto e che ci dia la possibilità di risolvere la vertenza Beta Fence, ma anche insomma di trovare soluzioni per altre vertenze e per altre problematiche del territorio. Accanto ai metalmeccanici che lottano c'è anche l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, con il suo presidente Stefano Pallotta, che chiede e riceve solidarietà contro la prossima chiusura della redazione teramana del quotidiano Il Centro. Il suo è un pensiero condiviso dalla piazza. Chiudere un presidio locale di informazione equivale ad una grave perdita di cultura e democrazia per tutti.